La sensazione, per non dire la certezza, è che il brasiliano abbia fatto un po' l'indiano. Non a caso, quando Tuta, in pieno recupero, sigla molto rocambolescamente il gol vittoria, nessuno dei suoi compagni in campo corre ad abbracciarlo, anzi a subissarlo di baci e abbracci, come sempre succede in certi casi. Lo stesso Tuta, come vedete, non è che impazzisca di gioia, ma se la ride più da birichino in realtà che da eroe della domenica, anche quando a fine partita De Rosa mostra una certa insofferenza per un sorriso che sa forse di beffa. E sì, perché non poteva certo bastare il nebbione di Venezia a nascondere quello che è apparso evidente a chiunque mastichi un po' di calcio o a chiunque abbia mai indossato le scarpette bullonate. Pur padrone del campo,